Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti a una nuova puntata del mio oroscopo. Bene, allora, io ho cercato di fare una prova alzando il volume, spero che si senta meglio l'inizio della canzone perché ogni volta mi viene nervoso per questa cosa, no? Perché io ho due dispositivi, cioè posso usare sia il computer che l'iPod, però secondo me la mia voce si sente meglio nell'iPod e quindi preferisco farlo qua, soltanto che qui non ho le canzoni, invece nel computer sì, e non posso trasferirle qua perché sono imbranata, diciamo, e quindi, cioè, le canzoni si sentirebbero meglio se facessi nell'applicazione del computer, però ne verrebbe a discapito la mia voce, quindi preferisco che si senta meglio la mia voce piuttosto che la musica, vabbè, un po' così, però prima o poi risolverò questa cosa. Bene. Tutto per dirvi che, allora, sì, sto facendo un po' anche delle prove tecniche, ma comunque, vabbè, lo farò comunque con l'iPod perché mi trovo meglio. Vabbò. Bene, dopo questo preambolo, benvenuti in una nuova puntata del mio oroscopo. E ho deciso di fare la puntata, diciamo, dell'oroscopo al femminile, perché era da tanto che non lo facevo e soprattutto grazie al caro amico Roberto che comunque mi ha dato una mano, che ha fatto l'oroscopo anche lui per la prossima settimana, quindi diciamo lui ha fatto la versione per tutti maschile e femminile, io faccio quella prettamente femminile, così per avere uno spunto in più. Come sono diventata così chiacchierona? Non lo so. Comunque, allora, la prossima settimana, ecco, ricordiamo intanto che va dal 19 settembre al 25 settembre 2016. Quindi partiamo con le amiche dell'Ariete. Allora, per l'Ariete è un momento abbastanza sereno, con Venere e Giove in vostro favore. Quindi da questa settimana si muoverà tutto con molta armonia e l'energia che trasmettete agli altri è molto buona, quindi dovete impararne a farne uso, tenendo comunque sotto controllo le reazioni che sono legate alla vostra eccessiva emotività comunque. In amore i sentimenti comunque prevalgono sulla ragione, anche se nessuno comunque riesce a tenervi tranquille, se vi innamorate cercate comunque qualcuno che vi ricambi, chiaramente, no? Mentre siete single dovete prepararvi, diciamo, a un incontro da ricordare, e Marte inoltre vi spinge verso un sano erotismo. Inoltre dovete ricordare che nel lavoro dovete metterci molto più impegno, specialmente nel prossimo periodo, e dovete anche darvi una controllata nelle spese, sapendo che siete gli Arietti, spesso sono malati di shopping, quindi datevi una calmata, se no rimanete senza soldi. E un ultimo consiglio, qui dice di approfittare delle ultime giornate d'estate per un sano riposo e magari ancora una piccola vacanza con la vostra famiglia. Passiamo alle amiche del Toro. Il Toro, allora, questo è un periodo particolarmente interessante e vi porta, diciamo, a delle concretezze inaspettate. E in voi è talmente radicato, diciamo, il senso di serenità che è difficile comunque distogliervi dal vostro mondo e soltanto le forti emozioni, diciamo, possono allontanare questa vostra serenità. L'amore per le amiche del Toro è parte di voi e come la carica sessuale, diciamo, che trasmettete vi permette, diciamo, di superare l'originaria timidezza che avete. In effetti i Toro sono molto timidi, cioè dopo quando si aprono sono persone socievoli e tutto, però all'inizio sono molto riservati, è vero. Comunque c'è un'ottima intesa con il vostro compagno, chiaramente per chi è fidanzata, e la situazione si fa molto calda e appassionata. Se invece siete single, avete solo da scegliere perché con la vostra naturale simpatia conquisterete comunque tutti. Infatti comunque le Toro, ecco, due mie amiche hanno molti amanti, però non se ne rendono neanche conto, secondo me. Comunque, nella fase successiva, diciamo, della settimana, però dovete prestare attenzione alle persone che incontrate e potreste, diciamo, conoscere qualcuno in grado di darvi una mano e di realizzare un vostro progetto che tenete molto a cuore. È un momento magico anche per il vostro segno e quindi dovete impegnarvi al massimo perché potreste fare centro.
E sei nel tono vitale, siete nel tono vitale, quindi osate. Ecco, ultimo consiglio per le amiche del toro. Passiamo al segno dei gemelli. Per le amiche dei gemelli, settembre è iniziato molto bene, grazie ad una Venere amica, quindi un pianeta, diciamo, favorevole. Mercurio però vi leva il sonno e vi dà energia, ma anche un po' di irrequietezza, quindi ben venga se porta, diciamo, nuove attività e novità, ma andate con calma. Non dovete essere affrettate, tenete duro e il vostro intuito vi aiuterà. In amore, il cuore batte a mille, siete innamorate e verrete comunque ricambiate. E ricordate però che l'importante è capire soprattutto il vostro partner e non sempre, diciamo, avete ragione, chiaramente, beh, ma questo è di tutte le donne, comunque solo con la tenerezza e la sensibilità reciproca si riesce a, diciamo, a risolvere tutto. Mentre per le ragazze single non è il momento giusto per fare incontri speciali perché siete troppo indaffarate e con una vena sensibile però potreste incontrare qualche simpatia. Comunque l'estate è stata molto calda e piacevole, è stato piacevole uscire in compagnia e, diciamo, in una fresca serata di settembre. In famiglia ci saranno dei piccoli fastidi, ma comunque questo è sempre normale. E chi inizia le piccole gemelline che inizieranno l'anno scolastico, e specialmente se ci sono dei ragazzi, e le vostre spese sicuramente si faranno sentire. Passiamo alle amiche del cancro. Allora, il cancro, le stelle entreranno nel vostro segno portando energia e passione. Ci sarà un trigono di Nettuno carico, diciamo, di voglia di amare con una tenerezza infinita che vi aiuterà a vedere il vostro partner sotto una nuova luce e migliorerà così comunque il vostro rapporto. Ricordatevi che però parlare serve fra due persone che si amano, infatti non dovete mai lasciare nulla in sospeso. Beh, questo comunque è un consiglio universale perché assolutamente se si creano muri è peggio, chiaramente. Per le amiche del cancro invece single, purtroppo non ci sarà nulla di nuovo, però non è detto che arrivi magari qualche amore all'improvviso. Anche se a volte magari si crede che sia tutto perduto, abbiamo tutti, diciamo, un angelo custode che magari ci protegge, quindi non è detto, ma sì, vabbè, sembra un po' assurdo comunque. Mentre al lavoro le idee scarseggeranno, ma quello che è più importante, diciamo, è la vostra razionalità, che comunque non vi manca, e dovete aggiungere del buon senso e potrete comunque andare lontano. Passiamo alle amiche del leone. Allora, il vostro cielo, amiche del leone, in questo periodo è in fermento. C'è un transito di buone stelle che finalmente vi aiuterà, a sorreggervi, diciamo, le scelte giuste da prendere, dandovi comunque un periodo di serenità. Il vostro momento difficile comunque è passato, adesso le energie astrali girano comunque verso il meglio e le aspettative sono comunque positive. Il segno sarà molto fortunato, ma dovete ricordare che ci vuole anche impegno, che comunque è una caratteristica propria del segno del leone, quindi non vi mancherà mai. Per le amiche single invece non dovete pensare a niente, perché quanto prima ci sarà comunque un incontro speciale, che potrebbe diventare quasi definitivo, quindi speriamo, ecco, anche un'amica, speriamo per lei, perché da tanto che comunque cerca un partner, quindi le auguro il meglio. E la saluto, ciao Gina. Comunque nel lavoro le cose si stanno muovendo, la vostra fortuna è che sapete quello che volete avere, la forma, diciamo, è tonica, il periodo è ancora utile, magari un po' di riposo, magari durante il fine settimana. E siccome il tempo sta per finire, magari dico l'ultimo segno, dai, forse ce la faccio. Allora, Vergine. E per Vergine, le amiche della Vergine, Marte fino alla fine del mese è un rompiscatole. Che palle Marte, insomma. Ma Mercurio è di grande aiuto sia nel lavoro che nel vostro umore perché vi accompagna in tutto dandovi freschezza e positività.
La fortuna è vostra amica grazie ai passaggi dei pianeti nel vostro segno. È stata comunque un'estate speciale perché ci sono stati molti cambiamenti, anche seppur dolorosi, però chiaramente nulla avviene per caso e le sofferenze chiaramente aiutano a crescere. Se siete single, attenzione comunque alle seduzioni fulminee. Dovete muovervi con cautela e aspettare a lanciarvi chiaramente nella battaglia all'amore, perché non si sa mai che magari potete uscire un po' folgorate. L'amicizia dice che comunque va bene perché è molto importante su tutti i fronti, quindi dovete fare attenzione a non sciuparla, diciamo, con polemiche magari inutili. Bene, questi erano i primi segni, ora mi stoppo e faccio la seconda parte fra pochissimo. Ciao!